una lezione vera e propria sotto Palazzo Civico. Con questa particolare modalità di protesta, gli insegnanti e gli studenti delle scuole superiori spezzine si sono ritrovati questa mattina sotto il comune per ribadire con forza una sola cosa: la scuola si fa in presenza. È una lezione proprio fuori dal comune, nel vero senso della parola. Abbiamo visto in tutti questi mesi riaprirsi ogni genere di attività, con tutto il rispetto, salvo che la salute e il benessere dei ragazzi in formazione. Non è più possibile accettare un continuo rinvio dell'apertura, io parlo principalmente per le scuole superiori, ma anche gli altri ordini sono in sofferenza. È fondamentale che la scuola riparta al 50%, ma che ci sia una sicurezza di continuità in questo 50% almeno di presenza dei ragazzi. Riteniamo necessario in questo momento affiancarci e sostenerci a vicenda, perché pensiamo che sia proprio il momento giusto per dimostrare anche a un governo attualmente che si sta distaccando e si sta sgretolando di come si può stare insieme, si può lavorare insieme. La didattica a distanza, sostengono professori e studenti, ha troppi limiti e nel lungo periodo rischia di presentare un conto salatissimo per la crescita personale dei ragazzi. Abbiamo casi di ragazzi che non vogliono più uscire di casa, ragazzi in depressione, e la formazione che si può garantire in questo modo che vediamo oggi è una formazione palliativa, è un surrogato, non può sostituire la relazione che sta al fondamento della scuola. Ci manca molto la socialità con i ragazzi, perché non si riesce con questa modalità a trasmettere quello che è proprio la vicinanza anche umana e la comprensione e tutti gli aspetti relativi proprio al rapporto con i ragazzi. Da lunedì, su indicazione del TAR Liguria, le lezioni riprenderanno almeno al 50% in presenza all'interno delle scuole superiori. La richiesta alla politica è che la scuola non venga mai scordata, ma che venga messa al centro delle priorità della politica. Vedremo appunto da lunedì come risponderanno appunto anche il servizio di trasporto della TC, eccetera, per venire incontro a questa esigenza che è fortissima. Insegnanti e studenti fanno lezione sotto il comune, un luogo simbolico. È anche una richiesta alla politica in qualche modo. Sì, mi sembrava importante essere qui con loro, ascoltare quelle che sono le loro tematiche, le loro rivendicazioni, in questo modo particolare di dire che forse è venuto il momento di ritornare nelle scuole in presenza. C'è bisogno di ritornare nelle scuole perché l'insegnamento, la didattica, a mio avviso il valore grande è farlo in classe.